a Reykjavik in Islanda agli Oscar del cinema europeo, ovvero gli European Film Awards. Ho sfilato sul red carpet, ho ballato sul DJ7 di Bjork con Favino. Sì, è tutto vero. Ciao a tutti, sono Marta Subi, benvenuti in un nuovo video. Questo video è assurdo, preparatevi, devo raccontarvi un'esperienza meravigliosa e non vedo l'ora di raccontarvi tutto, tutto, tutto. Se mi seguite sui social sapete già una cosa, sono stata a Reykjavik, o Reykjavik, si pronuncia tutte due le maniere, a quanto ho capito, in Islanda, che è un po' dopo Pado, agli European Film Awards, ovvero un premio che è praticamente gli Oscar del cinema europeo. Ero emozionatissima e voglio raccontarvi tutto. Se mi seguite su Instagram sapete già qualcosa, però devo raccontarvi tutto, tutto, tutto. Appena mi arriva l'email, sinceramente ho detto, what? Io invitata sul red carpet degli European Film Awards a Reykjavik. Questa è una truffa. Ho detto, ma te pare, ma sarà quell'email tipo diventa milionario. Invece era tutto reale. Il 9 dicembre sono partita. Ho preso i miei vestiti più caldi, tutti i miei vestiti termici e ho preso l'aereo da Roma fino a Reykjavik, in Islanda. Le ultime ore sono state bellissime perché vedi tipo un tramonto perpetuo da una parte e dall'altra parte del buio totale. Atterriamo e boom! Freddo, freddissimo. E sono già in ritardo. Prendo un autobus per arrivare immediatamente in hotel. Tutti sono andati via. C'era un appuntamento, quello della Sky Lagoon. Ora stai dicendo, cosa? È un posto meraviglioso. Io ho visto le foto prima di andare lì, ma quando ero lì, fisicamente presente, faticavo veramente a percepire tutto ciò come reale perché sembrava troppo bello per essere vero. Sono praticamente delle terme che stanno a Reykjavik. La parte esterna tenta di ricreare come erano le antiche case in Islanda, fatte quindi con gli elementi naturali. Tu entri all'interno di queste terme ed è bellissimo. Hai tutta una cabina personale con una doccia, un armadietto fantastico, braccialetti che chiudono gli armadietti dove lasci tutto lì, prendi il tuo costume e boom, vai alle terme. E quando entri alle terme, cioè questo, questa è stata la prima cosa che ho visto e io ero incredula perché sembrava, non lo so, qualcosa di troppo bello per essere vero, reale. Tutto è congelato perché siamo a dicembre, siamo in Islanda e si muore di freddo, ma l'acqua è bollente. Praticamente ci hanno spiegato che nel sottosuolo dell'Islanda c'è davvero tanto calore, quindi anche l'acqua calda del nostro hotel era semplicemente che arrivava dal terreno e addirittura molte persone cuociono il pane semplicemente mettendolo sottoterra grazie a questo calore. Una cosa assurda. Di notte è bellissima, è praticamente una piscina naturale, diciamo così, che è sul livello del cielo, non so come spiegarlo. Tu hai tutta la vista di Reykjavik da lì, stai al caldo, c'è un bar, quindi puoi sorseggiare il tuo prosecco lì al caldino, con tutte queste luci che fanno atmosfera, rocce di qua e di là. Io ho dato una ginocchiata perché sono veramente rimbambita. E poi abbiamo fatto il percorso dei 7 rituali, quindi prima la sauna, poi abbiamo fatto una sorta di doccia fredda che arrivava dal cielo, poi abbiamo fatto lo scrub e la steam room, una stanza dove era tutto talmente caldo e c'era solamente vapore, e poi le docce. Così è stata un'esperienza fantastica, è stata la mia prima volta alle terme, lo sapete? Prima volta alle terme in Islanda, non male. Poi sono andata nella mia stanza, la mia stanza era pazzesca, mi hanno dato una suite ed era meravigliosa, enorme. C'era un salottino, c'era il letto gigantesco, c'era praticamente due lavabo, due stanze di lavabo e una stanza della vasca, con vasca e doccia, che era bellissima. Era tipo, non lo so, sembrava di essere dentro un mix tra, come mi immagino, la casa di Harley Quinn o una casa di Beetlejuice. Bellissima! Il giorno successivo tutto inizia presto, a 9:00 abbiamo fatto colazione. E io ho tentato di assaggiare un pochino tutte le cose che mi sembravano più tipiche dell'Islanda, quindi lo skyr, che ok, c'è anche qui, però insomma, per assaggiare tutto. Gli omelette, i waffle, che erano buonissimi. Il caffè dell'Islanda, che sinceramente a me piace, che è un po' leggerino, è esattamente come piace a me. E abbiamo incontrato i rappresentanti di Inspired by Iceland, Visit Reykjavik e Film in Iceland. Ci hanno parlato un pochino per quanto riguarda l'Islanda, soprattutto Reykjavik, che è una città piena di gallerie d'arte e di caffè per stare al caldo. Inoltre a Reykjavik c'è un cinema d'arte e un negozio che vende VHS. Pazzesco. Inoltre ci hanno anche detto che recentemente è stata girata lì una delle nuove stagioni di True Detective, che teoricamente è ambientata in Alaska, però è stata girata anche in Islanda. E sono sempre di più i film che sono stati girati in Islanda. C'è un'agevolazione fiscale fino al 35%. Effettivamente, recentemente, io almeno ho notato sempre più film girati in Islanda. Quello più recente forse è Lamb. Poi abbiamo fatto un giro per quanto riguarda Reykjavik, abbiamo visto la cattedrale, alcune gallerie d'arte e soprattutto il lava show. Praticamente abbiamo scoperto tutto sulla lava, ho toccato con mano pezzettini di lava e non me li aspettavo così. Sono praticamente morbidini, lo sapete? Sembravano tipo vetro ma morbido. La lava del vulcano è praticamente entrata nello show e
Wow! Abbiamo visto il porto e subito dopo, boom, ci siamo andati a preparare per European Film Awards e abbiamo fatto il red carpet. Sì, avevo le calze color carne, ma faceva freddo, siamo pur sempre a dicembre in Islanda. Siamo stati dentro l'ARPA che, wow, io vi posso dire una cosa. L'Islanda è bellissima a livello architettonico, qualsiasi cosa ha un design davvero molto particolare, ma così carino. Ci sono delle casette singole che sono veramente adorabili, soprattutto con le lucine natalizie, che hanno le lucine natalizie ovunque. Simboli di Natale ci sono Yu. La ragazza di Inspired by Iceland mi ha raccontato che in pratica loro li hanno 13 Babbo Natali che vengono uno al giorno e ognuno rappresenta qualcosa. C'è una leggenda folcloristica per quanto riguarda un gatto nero. È davvero tutto pieno di storia. Ci sono tutte queste casine che voi vedete, tipo colori pastello, colori chiari, e poi da nulla, boom, una casetta che è tutta completamente nera. È fantastico perché vedi benissimo come tante delle anime dell'Islanda si uniscono, almeno da quello che ho visto io a Reykjavik. Vedi quella parte maggiormente storica, poi allo stesso tempo vedi le opere più contemporanee, come per esempio l'ARPA, che è un palazzo con un'architettura bellissima, che ricorda proprio quasi dei nido d'api che durante il giorno praticamente fanno entrare la luce e creano quasi un prisma per tipo la funzione dell'arcobaleno, per capirci, al suo interno, con tutte queste nuvole, ed è bellissimo. Al suo interno si svolgeva la cerimonia degli European Film Awards. E io vi posso dire la verità, io tifavo per diverse persone, sia per quanto riguarda tutti i rappresentanti italiani, ero così insomma orgogliosa di poter essere lì e vedere parte del cinema della mia nazione essere premiata, è stata una cosa veramente bella e ero emozionatissima per diverse motivazioni. Uno, c'erano i Goose Goose che suonavano, voi lo sapete, io stavo in fissa con la loro musica. Quando avevo visto L'albero del vicino, un film islandese che mi era piaciuto un sacco, e mi è piaciuta un sacco soprattutto la colonna sonora. Inoltre, facevo anche un sacco il tifo per Triangle of Sadness, che mi era piaciuto tantissimo. Il film ha stravinto praticamente durante la manifestazione. Ci sono stati dei momenti emozionanti, sono stata super contenta quando ci sono stati i rappresentanti italiani, c'è stato un premio alla carriera per Marco Bellocchio, a presentarlo è stato Pier Francesco Favino, che era anche nominato come miglior attore per il film Nostalgia. Vi faccio uno spoiler, sono stata davvero così orgogliosa ed emozionata di poter fargli i complimenti per quanto riguarda la sua interpretazione in diretta, direttamente di persona. È stata una cosa davvero molto emozionante. C'era anche un altro rappresentante del cinema italiano, ovvero super giovanissimo Lorenzo Zurzolo, che faceva praticamente il takeover dell'after party. Davvero molto emozionante quando è stato premiato il regista ucraino che ha perso la vita e la figlia ha preso il premio, davvero un momento bellissimo. Così come il premio alla regista Margareta von Trotta, che ha parlato di come fossero veramente poche le registe ad essere premiate durante tutta la storia di questo premio. I presentatori erano divertentissimi, posso dirvi la verità, molto meglio degli Oscar. Questi erano divertentissimi ed erano presentati da due comici islandesi con un inglese perfetto e delle battute che, non lo so, facevano ridere, una cosa non così scontata in questi awards, in questi programmi. C'era l'after party, c'era una stanzetta dove c'era un DJ set. Inizialmente tu entravi, bevevi qualcosa, c'era Favino, che è stato gentilissimo, davvero super gentile. Io sono fermata lì, ho fatto i complimenti, lui è stato davvero carino. E c'era anche la moglie, Anna Ferzetti, che è veramente gentilissima e bellissima. E lì, dentro quella stanza, da lì a poco, ci sarebbe stato il momento di ballare. Ma la sorpresa è una. Inizia il DJ set. Chi c'è al DJ set? Bjork. E io ho detto, no, il mio cervello non riusciva a processare questa informazione. Mi sto davvero trovando in una serata dove c'è Bjork che fa il DJ set. Qui, e siamo a pochissimi metri. Io l'ho visto veramente a pochissimi metri. Bjork, regina Bjork. Sì, era Bjork. Vi giuro, io fino all'ultimo ho detto, no, è impossibile. C'era lei e allo stesso tempo c'era anche l'attore di Jamie Lannister. Bellissimo. Così come Maria Bacalova, l'attrice che ha fatto Borat 2, anche lei, bellissima e super super carina. Io mi sono trovata in questa situazione con Bjork al DJ set e sia io e sia Favino che ballavamo Bjork. In una stessa stanza, in uno stesso luogo, in Islanda. Cioè, sembra l'inizio di una barzelletta, di una cosa completamente inventata, ma chi ci crederebbe mai? Inoltre lì ho incontrato anche Giulia, una ragazza che mi segue dopo la fine del DJ set di Bjork. C'è stato quello di Ermine Gavilla e poi un altro DJ set che è stato follia totale, io ho adorato tantissimo. Un DJ set revival, c'era il DJ che faceva lip sync di Backstreet Boys, funiculi, funicolà, ma soprattutto a un certo punto lo sapete che cosa ha messo? Ha messo Rumore di Raffaella Carrà. Io ho potuto ballare Rumore di Raffaella Carrà in Islanda! Io sono impazzita totalmente, è stata una cosa surreale. Credo di non aver mai vissuto un'esperienza così meravigliosa e inspiegabile, vi giuro, cioè
se non avessi le foto con me sembrerebbe il delirio di una pazza, di una che si sta inventando tutto, però vi giuro è stato veramente bellissimo per me. Per me è stato davvero un grande orgoglio poter vedere dei professionisti del cinema italiano essere premiati all'estero e essere riconosciuti all'estero, e anche per esempio, non lo so, Raffaella Carrà essere così amata in giro per il mondo, non lo so, mi fa emozionare davvero tanto. Per me è stato veramente un sogno quasi assurdo che ancora adesso fatico veramente a percepire come qualcosa di reale che ho vissuto. Tante cose che non avrei mai immaginato di poter fare, di poter vivere o di solamente poter avere accesso, e per me è stata davvero un'esperienza bellissima. Ho incontrato un sacco di altre persone che sono fantastiche, con cui mi sono divertita. Io ho fatto del mio, ho fatto tutto quello che potevo fare, ho tentato di studiare al meglio, essere il più preparata possibile per diventare una critica cinematografica meglio che potessi essere, e ho tentato di tenere viva questa professione che un po' si sta perdendo, non sempre viene valorizzata o spesso viene ritenuta un po' noiosa. Ho tentato di dare il mio su YouTube per cambiarla un po', renderla un pochino più frizzante. Però dare il massimo non sempre basta, insomma ci vuole tanta fortuna e soprattutto tanto supporto, e per me è stato fondamentale il vostro supporto. Avere effettivamente dei numeri sui social ti dà delle opportunità, e grazie mille perché insomma voi siete il motivo per cui a me è stata data questa opportunità e io ho potuto vivere queste cose veramente che non avrei nemmeno mai osato sognare. DJ7 con Bjork a pochi metri. Ma chi avrebbe mai immaginato di poter vivere una cosa simile, vi giuro, non l'avrei mai immaginato. L'Islanda è veramente un posto meraviglioso, tutte le persone che abbiamo incontrato sono veramente state super carine e ci hanno fatto sentire a casa pure vedendoci per la prima volta. Reykjavik è un posto unico, sia per quanto riguarda le cose umane, ovvero l'architettura, ma anche per quanto riguarda tutto il patrimonio naturale. È veramente qualcosa di unico che non saprei paragonare a niente di quello che ho visto, insomma, nella mia vita, nei miei viaggi, nelle mie esperienze. È sicuramente nelle mie intenzioni ritornarci. È stato veramente emozionante anche veder premiato e valorizzato il cinema europeo, che molte volte viene un pochino snobbato e relegato a cose per critici o cose troppo ostiche per il pubblico. Ma in realtà c'è tanto talento qui in Europa e nel cinema prodotto dai talenti europei. Non sempre viene distribuito, riesce ad avere l'attenzione dei grandi blockbuster statunitensi. Gli stimoli e le riflessioni che a volte vi possono fare certi film non le fanno fare altri. C'è bisogno di tutto nel cinema di intrattenimento, il cinema che fa riflettere, quello che ti fa scoprire un nuovo punto di vista. Ed è stato veramente bello vedere tutto questo amore per il cinema, viverlo da dentro, non da casa, guardando la cerimonia o leggendo poi i vincitori, essendo proprio lì è stato per me veramente qualcosa di bellissimo, scusate. E quindi grazie mille ancora a voi per avermi dato questa opportunità seguendomi e quindi sostenendomi, è davvero una cosa fondamentale. Grazie mille per essere così tanto felici di queste mie esperienze, ho visto i commenti su Instagram e davvero ero incredula, siete veramente super carini e davvero di supporto. Grazie mille a tutte le altre persone che sono state con me sul red carpet, tutte le persone che ho conosciuto. Per me queste giornate sono qualcosa che rimarrà per sempre nel mio cuore. Spero di essere riuscita a trasmettervi un pochino quanto è stato emozionante per me tutto ciò, e un po' essere riuscita a portarvi con me dentro tutta questa esperienza. Grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e non so, ciao, ai prossimi video, ciao!